Radio Radicale, siamo in collegamento con Paolo Attivissimo, noto come il disinformatico, giornalista, saggista, e esperto di questioni che appunto riguardano il web, per parlare con lui del ritorno di Donald Trump su Twitter, ovvero della riabilitazione che gli ha concesso Elon Musk. Allora, lei se l'aspettavano tutti, adesso che cosa succede e soprattutto che segnale è questo per la rete dopo, diciamo, questa ondata di licenziamenti su Twitter? Sì, penso che molti di noi se l'aspettassero perché era già stato ventilato da Elon Musk in alcuni suoi messaggi pubblici. Quello che mi aspetto è che questo rientro, anche se in realtà per il momento Donald Trump ha dichiarato che non gli interessa partecipare, sfruttare questa occasione, vuole restare sul suo social network anche per motivi economici, visto che ci ha investito dei soldi. Penso che porterà soprattutto a un riavvio, a una ripresa degli hater, ossia delle persone che si dedicano costantemente a insultare, odiare, discriminare attraverso i social network, in particolare su Twitter, perché si sentiranno legittimati dal fatto che, beh, se torna Donald Trump, che ha sempre avuto questa connotazione molto aggressiva, molto critica, e di diffusione di fake news, quando era su Twitter, allora possiamo farlo anche noi. Mi aspetto ragionamenti di questo genere e quindi sarà opportuno valutare se l'ambiente diventerà troppo tossico per essere sfruttabile nella sua parte utile, oppure se si deciderà a tutti di lasciar perdere. C'è anche da vedere che come reagiranno soprattutto gli inserzionisti, perché a questo punto l'operazione di Elon Musk, che è molto costosa in termini di interessi da pagare, di debito da risarcire, poggia soprattutto sugli introiti pubblicitari, che in questo momento sono abbastanza congelati per via della situazione molto caotica che si sta verificando all'interno di Twitter. Sì. Allora, l'amnistia che ha riguardato Trump ha riguardato anche alcuni hater oppure ha riguardato soltanto lui, per quanto ne può sapere lei? No, ha riguardato anche altre persone o organizzazioni che erano state bandite dalla gestione precedente di Twitter, come per esempio Babylon Bee, Jordan Peterson, Project Veritas, che sono persone o organizzazioni che si avvicinano molto all'ideologia di destra americana di Donald Trump e soprattutto erano state bandite a suo tempo perché avevano fatto delle dichiarazioni fortemente sessiste, omofobiche o nei confronti contrari e di forte opposizione alla comunità LGBT+. Ho capito. Senta, adesso con questi licenziamenti, qual è la situazione strutturale di Twitter? Volevo sapere se, di questi licenziamenti quanti licenziamenti sono tornati indietro e soprattutto anche quello che è successo su Facebook la sta preoccupando? La situazione adesso su Twitter è molto precaria perché chiaramente passare dall'oggi al domani, da 7.000 a meno della metà dei lavoratori che quindi si occupano della manutenzione quotidiana, un social network non è una cosa che sta in piedi da sola, ha bisogno di costante manutenzione, aggiornamento, miglioria. Togliere di mezzo interi rami di questa struttura, come è successo nel caso di Twitter, chiaramente crea una situazione di vulnerabilità e di debolezza, che significa anche per molti utenti doversi preparare al fatto che un errore dei programmatori sotto stress potrebbe causare violazioni, attacchi informatici ai loro account. Quindi molta prudenza, consiglio a tutti di attivare l'autenticazione a due fattori tramite un'app esterna di autenticazione se non è già stato fatto. Quello che sta succedendo presso Facebook è un po' un sintomo di una tendenza generale all'interno del mondo del business informatico. Ci si è resi conto che forse parte del personale è stato assunto troppo di fretta senza rendersi conto che forse i costi di personale erano troppo alti e quindi adesso si va incontro a un ridimensionamento e a forti ondate di licenziamenti. Vedremo esattamente come andranno a finire le cose perché
sono assestamenti che sono inevitabili all'interno di qualunque grande struttura. È chiaro che chi lavora nel settore deve reinventarsi tutte le volte, come capita spesso, ma ci siamo abituati. Senta, la spunta blu, io ho visto che lei ha fatto un esperimento, ci vuole spiegare che cosa ha fatto per verificare diciamo, il nuovo corso della spunta blu di Twitter? Sì, volentieri. Allora, premessa per chiarire il contesto. La spunta blu per anni è stato un indicatore di autenticità di un account Twitter, quindi se si leggeva qualcosa pubblicato da un account che aveva nel profilo la spunta blu, era una conferma forte del fatto che si stava realmente leggendo quello che era stato pubblicato dalla fonte reale, cioè non era un impostore, non era un falso account di news, era veramente la persona che pensavamo che fosse. Con l'arrivo di Elon Musk è stato deciso che questa spunta blu invece fosse anche acquistabile. Quindi ci sono due tipi di spunta e ci sono tuttora in questo momento. C'è la spunta blu vecchia, classica, che indica autenticazione, e c'è la spunta blu che tutti possono comprare se stanno all'interno di 5 paesi di lingua inglese, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, eccetera. Quindi visivamente c'è una grandissima confusione, perché ci sono due simboli che hanno, anzi c'è uno stesso simbolo che indica due cose completamente diverse. Faccio un esempio, è come se avessimo tutti investito in una carta d'identità e poi improvvisamente la carta d'identità si potesse comprare per 8 euro e poi ci si potesse mettere su il nome Topolino, Paperino, quello che si vuole, perché è tutto libero. Quindi un documento che è stato usato per tantissimo tempo come prova d'identità improvvisamente diventa acquistabile da tutti con qualsiasi nome. Questo ha creato una confusione enorme. Il mio esperimento è stato quello di vedere se questo cambiamento creava un caos tale da rendere necessaria una riforma. Infatti io, come tanti utenti, abbiamo cambiato il nostro nome su Twitter in Elon Musk o in qualcosa di simile. Io in particolare ho scelto di fare Elon Musk usando una I maiuscola che sembrava un L per far vedere come era facile creare un inganno. In pratica un utente come me con la spunta blu che si presenta con il nome Elon Musk poteva essere scambiato per il vero Elon Musk. Quindi segnale forte per dire guarda che così non funziona. E in effetti la cosa ha creato parecchia irritazione, che era l'obiettivo di questa protesta collettiva, tant'è vero che Elon Musk, che inizialmente aveva detto che la comicità era libera e aperta finalmente su Twitter, adesso ha tirato un po' i remi in barca e ha capito che, o almeno ha dichiarato, che la parodia non sarà consentita se non sarà resa assolutamente esplicita. Il che sarebbe come prendere un imitatore, che so, ai vecchi tempi si sarebbe detto Alighiero Noschese, e obbligarlo a dirgli prima di fare un'imitazione guardate che non sono l'originale, il che fa morire completamente la comicità della situazione. Sì. Però è andata così. Come ha trovato, diciamo, i risultati del referendum su Trump? Prevedibili, nel senso che il risultato grosso modo è un 52% a favore del ripristino dell'account di Trump e un 48% contro, però sono risultati da prendere con estrema cautela. Primo perché non c'è nessuna verifica di autenticità di questi voti, vale a dire su Twitter è possibile pilotare gli account, è possibile far muovere tantissimi utenti con pochi soldi, quindi spostare, che so, 1 milione di voti avanti e indietro costa qualche migliaio di dollari. Quindi vanno presi con un certo scetticismo. Di fatto credo che la cosa più importante da vedere è che Elon Musk ha questa, perlomeno sta presentandosi come paladino della Vox Populi, però significa soprattutto che questo porta a delle decisioni prese di pancia, ma non sempre la decisione popolare, la decisione più pratica e sensata, soprattutto su argomenti estremamente tecnici. E quindi come si fa a sapere se quei 15 milioni di voti che sono stati fatti sono reali o meno, o se riflettono l'opinione di tutti i partecipanti, che sono circa 240 milioni a Twitter, per non parlare di quelli che
stanno fuori e che invece leggono Twitter e basta. Si può dire che Musk con questa mossa ha trasformato un po' Twitter un po' come il Movimento 5 Stelle? Ma non lo so, non mi piace fare i paragoni politici perché sono sempre poco calzanti, la realtà politica americana è molto diversa da quella italiana, però di fatto credo che abbia mandato un segnale molto forte per dire venite da me perché qui si può discriminare, odiare e insultare liberamente senza conseguenze. E soprattutto questo viene spacciato come libertà di espressione. Ora, la libertà di espressione è una gran bella cosa, però esiste anche il rispetto verso gli altri. Queste due cose secondo me devono essere mediate, e andare sull'assolutismo della libertà di parola significa prima o poi creare delle situazioni dove qualcuno in una situazione di debolezza viene aggredito, attaccato e discriminato. Ci sono dei dati che fanno capire se c'è stata una fuga da Twitter? Ma per il momento è presto, anche perché normalmente si deve attendere una relazione agli azionisti o una relazione alle autorità che viene fatta periodicamente dalle aziende americane. Ci sono dei dati statistici indicativi che sembrano non mostrare una grandissima fuga degli utenti, però è presto per dirlo con certezza. Credo che molti stiano aspettando, lo sto facendo anch'io, per vedere da che parte soffierà il vento e poi decidere se è il caso di andare verso lidi meno tempestosi. Senta, ritiene che questa situazione di confusione faciliterà Mastodon? Ma è probabile. Mastodon sicuramente sta avendo una grossa visibilità e un grande afflusso di utenti, però chiaramente non è un sostituto perfetto di Twitter. E c'è sempre il problema che la gente non va su un canale alternativo se non trova già lì i suoi amici, e gli amici non ci sono perché stanno aspettando che i loro amici siano già lì presenti, quindi c'è un po' un effetto valanga, e questo significa che possono esserci due conseguenze molto opposte. Da un lato, se arriva improvvisamente un certo numero di utenti molto seguiti, molto popolari su Mastodon, allora arriverà l'orda di utenti comuni che parteciperanno, e questo creerà massa critica sufficiente. Dall'altra, se non arrivano quegli influencer, quegli account molto seguiti, la cosa potrebbe fermarsi completamente, quindi dopo un picco iniziale di afflusso, di protesta, ci si trova con un deserto. Troppo presto per dirlo in questo momento. L'altra questione fondamentale è capire se la struttura di Mastodon è in grado di gestire un grande traffico di utenti come quello che sta vedendo in questo periodo. Alcuni dei server, per così dire, di Mastodon sono stati parecchio sotto stress in questo periodo a causa del numero di messaggi, del numero di utenti nuovi, e essendo una rete fatta in modo sparso, a forma di, come dire, isole federate, è abbastanza facile trovarsi in situazioni di stracarico di alcune di queste zone. Però la tecnologia sta correndo, tutti ci stiamo dando da fare per cercare di trovare soluzioni ottimali, per cui forse si tratta soltanto di problemi di crescita momentanei. Due ultime domande. Il Twitter sta introducendo la crittografia end-to-end? Dunque, per quel che risulta pubblicamente, no. Alcuni ricercatori che stanno esaminando il codice di bozza preliminare che stanno sviluppando all'interno di Twitter dicono che potrebbe ritornare. C'è stato un periodo in cui la crittografia end-to-end era presente nei messaggi diretti di Twitter, ma poi è stata tolta. Vedremo anche qui, non si sa esattamente cosa stia succedendo, il personale è pochissimo e le bocche sono parecchio cucite, quindi tutto quello che si può dire è basato sulle indiscrezioni che arrivano e sull'analisi di alcuni esperti esterni che possono parlare liberamente. Potrebbe essere un vantaggio dal punto di vista di Twitter quello di offrire un servizio paragonabile a quello di WhatsApp, per esempio, che ha la crittografia end-to-end. In pratica i messaggi privati sarebbero più protetti dalle intercettazioni, nel senso che neanche Twitter ne potrebbe conoscere il contenuto, non sarebbero blindati, non sarebbero assolutamente
perfetti, ma sarebbe già un passo avanti rispetto alla situazione attuale, dove ricordo e sottolineo che i messaggi privati, i DM, i messaggi diretti di Twitter non sono cifrati, quindi rimangono in chiaro sui server di Twitter. In caso di errore, incidente, attacco informatico a Twitter, quei messaggi possono essere presi e disseminati, il che significa che è meglio non usarli per comunicazioni che non possiamo rischiare che diventino pubbliche. L'ultima cosa, come è andata in borsa Twitter in queste ultime 3 settimane? Non ne ho la minima idea, non seguo le attività di borsa e quindi non saprei rispondere a questa domanda. Va bene, allora grazie invece per le altre risposte che sono state esaurientissime, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, grazie a Lorenzo Attivissimo, noto come il disinformatico, per questa intervista sul ritorno di Donald Trump, grazie. Sì. Sono Paolo, non Lorenzo. Paolo, Paolo, scusami tanto, scusa Paolo, scusami, grazie. Alla prossima. Ciao.